Ciao ragazzi, bentrovati. Come avete potuto leggere nel titolo e come vedete alle mie spalle, siamo qui per abbozzare il magnifico cofanetto che finalmente mi è giunto a casa del Harrow Video contenente i due film Demoni e Demoni 2. Prima di mostrarvi il tutto, cioè da raccontare delle vicissitudini che ha vissuto questo cofanetto, vi faccio vedere l'esterno, ve le racconto e poi vi mostro l'interno. Allora, cofanetto bellissimo, questa vedete la parte frontale, lo schermo dove ci sono i due demoni dei due film, qui il canale appunto del televisore dove i demoni escono letteralmente dallo schermo. Poi abbiamo il retro con giustamente schermo televisivo e platea perché i due film si svolgono uno al cinema e uno in questo edificio. E poi sulla costina abbiamo il titolo scritta classica. Lo stile che c'era già nei vecchi film Demoni 1 e 2 e il simbolo del Harrow Video che ha prodotto il tutto. Fantastico, ragazzi. L'esterno è magnifico, i demoni sono fatti benissimo. Perché dicevo vicissitudini? Vicissitudini perché questo cofanetto è uscito così identico, ma sia la versione Blu-ray che la versione 4K. A suo tempo è uscita su Zavvi, era esclusiva loro. Io la ordino, poi qualcuno dice: attenzione, hai ordinato l'edizione giusta perché sono identiche, stai attento. Vado a vedere, in effetti avevo ordinato il Blu-ray. Cancella il Blu-ray, ordina il 4K da Zavvi. Poi improvvisamente esce l'edizione anche su Amazon. Costava un 30 euro in più, ma siccome a quel punto mi avevano regalato una card da 50 euro su Amazon, cosa ho fatto? Ho disdetto su Zabbi, l'ho prenotato su Amazon, così scalando la card il cofanetto mi sarebbe costato solo 30 euro. Si attende l'uscita, automaticamente il giorno dell'uscita Amazon manda una mail dicendo che il cofanetto non era più disponibile. Cioè, immaginate l'incazzatura, veramente, e non si capisce con quale motivazione il cofanetto Amazon avvisi l'ultimo giorno per dire che non sia disponibile. A quel punto, niente, non so che cosa fare, vado di nuovo su Zabbi, a questo punto c'è solo l'edizione Blu-ray, la ordino sapendo che dovrò pagare la dogana. In effetti mi arriva il cofanetto, mi arriva il fogliettino con 10,34 euro di oneri doganali, 7,50 di sdoganamento per un totale di 17,84. Mando la mail a Zabbi che finalmente Zabbi mi ha risposto comunque in 2 giorni dicendo che mi rimborserà questi soldi in 3, massimo 5 giorni. Perciò, ragazzi, alla fine mi è andata tutto sommato bene. Scusate se mi sono dilungato, ma volevo raccontare queste vicissitudini. Andiamo avanti, adesso vi mostro il cofanetto, finalmente. Forse l'unica cosa scomoda di questo cofanetto è l'apertura, o meglio, se lo mettete così a vista in libreria, fantastico, perché l'apertura così è eccezionale. Ma se lo sfilate, diciamo così, dovete stare attenti perché potrebbe cadere. Comunque, si apre così e che cosa c'è sotto? C'è il demone. Vedete, fantastico. Anche a me piace tantissimo l'apertura così e sul retro, logicamente, invece non c'è niente nero, si aprono i due demoni. Molto bello comunque. Che cosa contiene? Togliamo il tutto. Allora, abbiamo questo mini box, vedete, demoni, qui l'abbiamo a figura intera, il primo demone del film e il secondo del secondo film. E al suo interno, poi qui mi piace tantissimo, ricordiamo che questi due film sono diretti dal grandissimo Lamberto Bava, il primo poi prodotto da Dario Argento. E la scritta all'interno è in italiano, vedete, demoni faranno dei cimiteri le loro cattedrali e delle città le vostre tombe. Dario Argento presenta Demoni. Perciò la scritta tutto in italiano. Il disco qui manca perché logicamente è dentro. Qui invece abbiamo il disco del secondo film, vedete, Demoni 2. E anche in questo caso in italiano Dario Argento presenta Demoni 2, l'incubo ritorna. Perciò questa sorpresa tutto in italiano è fantastico, veramente. Ottimo, ottimo, ottimo. Poi passiamo, che cosa contiene il tutto? Contiene innanzitutto la replica bellissima del biglietto, il Metropol, dove appunto il cinema dove si svolgono i fatti del primo film,
questi demoni che usciranno dallo schermo, fantastico. Replica cartoncino bello rigido, non è in carta sottile, color oro, ottimo, veramente. Poi abbiamo la replica del due poster che riprende in toto i demoni che abbiamo già visto nel cofanettino, vedete, demoni e demoni 2, veramente fatti benissimo. Sono stati bravissimi i disegnatori perché rende tantissimo e veramente l'effetto che dà di profondità è quello che il demone esca veramente dalla televisione. E poi abbiamo questo bel libricino dove all'interno contiene schede tecniche del primo film, del secondo film e poi abbiamo immagini. Vedete, immagini dei due film e curiosità e aneddoti vari. Sono molto contento di questa edizione, una bellissima edizione con due grandissimi film e finalmente qui a disposizione. Alla fine mi sono accontentato per forza di questa edizione Blu-ray, non del 4K, ma ragazzi va benissimo così, sono soddisfattissimo. Io ragazzi vi ringrazio, vi ricordo ancora una volta di attivare la campanella perché a breve ci sarà la seconda parte con il video acquisti del mese di marzo. Ragazzi, io e i demoni vi ringraziamo e vi auguriamo una buonissima giornata. Ciao ragazzi!